all'inizio lavoravo in una comunità per minori, per adolescenti psichiatrici e poi dopo sono entrata dentro la cooperativa Dado Magico in quanto psicopedagogista e abbiamo aperto la prima struttura di asilo, nido, e da lì ne abbiamo aperti tanti. Occuparsi di servizi all'infanzia, ma principalmente vuol dire abbassarsi all'altezza dei bambini e cercare di vedere il mondo dal loro punto di vista. Noi ci occupiamo per lo più della fascia 0-3 anni, quindi tutti asili nido, centri gioco educativi e sezioni primavera. Poi in più abbiamo anche dei CIAF, che sono i centri infanzia, adolescenti e famiglie, e sono dei centri che organizzano dei momenti ludici o didattici sia per i bambini, i ragazzi, che per le famiglie. Ora, al di là del progetto pedagogico, che a grandi linee penso che ci siamo con altri servizi, però era quello che offrivi in più, dall'alimentazione naturale del bambino all'uso di materiali diversi dai giochi classici. Questo è stato anche vincente perché perlomeno nel nostro territorio non c'era. Il comune ci disse in 20 giorni di organizzare l'apertura di un nido con i lavori, eccetera. Peccato che dentro il nido c'erano tantissimi calcinacci, per cui abbiamo pulito zozze come non mai. Poi siamo andati nell'ufficetto, ci siamo lavate con le salviettine monouso. Perché non c'era l'acqua, chiaramente. Ovviamente. Abbiamo tirato su un'assemblea con i genitori dicendogli che due giorni dopo, il lunedì, avremmo aperto il servizio. Chiaramente appena i genitori sono usciti noi ci siamo rimessi a lavorare e a pulire per l'intero weekend.